Innanzitutto grazie di essere qui, a nome di tutti i ragazzi di San Patrignano immediatamente un grande ringraziamento a Carlton, a Joel, a Greg già c'è stato per essersi fatto carico anche della squadra di Serie C, oltre a quella dei ragazzi di Sampa che fanno il campionato WISP. La squadra di basket è andata un po' in sintonia con tutto quello che è successo a San Patrignano negli ultimi tempi, quindi ha avuto anche lei dei momenti di difficoltà, abbiamo preso in mano la situazione come cerchiamo sempre di fare a Sampa e prendendola in mano abbiamo chiesto una mano a tutti gli amici. Parlando di basket non si poteva non pensare a una persona che credo di poter dire ha l'anima di Sampa, una persona che ama la vita e che ama la vita, Sampa si sente in famiglia. E Carlton credo che sia un amico di Sampa e è entusiasmante pensare che domani con i nostri ragazzi, con i settori che stanno organizzando il tifo, gli striscioni e c'è un entusiasmo generale, insieme a Joel possa al Pala Sampa essere presente non tanto per il risultato, per salvarci o per motivi di natura tecnica, ma proprio in uno spirito di amicizia, di solidarietà che è il vero profondo motivo che ci lega a Carlton, a Joel e a tutte le persone che in questi mesi ci stanno aiutando e ci hanno aiutato. È un'emozione immensa, sicuramente. Non avrei mai pensato di essere qui con voi in questo momento, con Carlton alla mia destra e Osvaldo alla mia sinistra, assolutamente. Grazie a Sampa che mi ha permesso di poter essere in questa avventura. Molto emozionato e molto anche felice di poter aiutare me stesso e i ragazzi, soprattutto su questa strada, con l'amico Carlton. Carlton l'ho visto, scusate, benissimo, non bene, non ci sono assolutamente problemi. Si inserirà il ragazzo molto bene negli schemi, penso. Quello sarà di Joel, non mio. Neanche, non penso proprio, assolutamente. Lavoreremo stasera molto duramente sull'integrazione dei ragazzi negli schemi di Sampa. A parte gli scherzi, è una bella avventura e sono contento per tutti, tutto il movimento, tutti i ragazzi della squadra di Sampa, tutti i componenti, perché comunque è uno stimolo a fare meglio di quello che abbiamo fatto sino ad oggi. Abbiamo disputato delle partite in cui eravamo in pochi, il minimo sindacale direi in 5, ci siamo difesi. In 8 abbiamo dato filo da torcere alle squadre molto più titolate di noi. E chiaramente con Carlton abbiamo tanto da fare, vogliamo vincere, perché lo sport è bello, lo sport è importante, però bisogna anche vincere. E questa è un'emozione immensa, perché vincere con Carlton al fianco e con i ragazzi nel Pala Sampa e con Joel. E con Joel, assolutamente, è da pelle d'oca. È da pelle d'oca. Cioè, poter vedere giocare padre e figlio ed essere in campo lì in quel momento è un grande onore per me. Cioè, sono molto, molto emozionato e molto felice. E domani sera sarò molto emozionato. Sicuramente la palla 2 passerà tutto, forse, però mi guarderò attorno, vedrò tante facce felici e da lì prenderemo spunto e forza per il proseguo. Allora, innanzitutto grazie di essere qui ancora una volta, dimostra la vostra disponibilità e gentilezza. Vi confesso che sono estremamente emozionato a pensare di dover giocare una partita a San Patrignano. Non lo sono mai stato durante 25 anni di pallacanestro, anche nelle finali scudetto. Stranamente ho un'emozione un po' particolare, forse sarà l'età.
È giusto che io chiarisca alcuni punti che in questi 24 ore, 36, non sono stati chiari. Matteo ha accennato a un'avventura iniziata qualche anno fa, dove si è intensificata, consolidata anche l'amicizia con San Patrignano. Ho avuto l'occasione, grazie a San Patrignano e grazie ad Andrea Muccioli, che voglio citare, di poter organizzare ed annunciare il mio ritiro qui a San Patrignano. Andrea, che colgo l'occasione per salutare, tra l'altro ho avuto modo di vedere ultimamente e di averlo anche a cena, lui e la sua famiglia, a casa mia qualche tempo fa, dove abbiamo passato una piacevolissima serata. Detto questo, come dicevo prima, è opportuno che io spieghi perché farò una partita e non più di una. Questo perché? Per tre motivi principali. Uno è che voi tutti sapete quello che sto facendo, sto portando avanti, l'impegno che ho preso con persone, famiglie, ma al di là dell'impegno, che non è l'ultima cosa, è la passione e l'amore e il divertimento con cui porto avanti questo lavoro. La scelta che ho fatto deve essere coerente, perché credo che la credibilità di quello che si dice dipende dalla credibilità della persona che dice determinate cose. E questo è uno dei motivi. Queste sono persone molto più che dei clienti, almeno dal mio punto di vista sono molto più che dei semplici clienti. Il secondo motivo è perché, pur guardandomi, e magari qualcuno potrebbe pensare, ma come mai ieri sera non era al fianco di Baso per dargli una mano in Eurolega, in realtà che fisicamente non ce la faccio. Capisco che il mio aspetto fisico possa trarre in inganno, ma questa è una verità. A parte gli scherzi, ne approfitto per fare un in bocca al lupo al proseguo del campionato di Cantù, che ho potuto vedere ieri, una bellissima partita. Faccio i complimenti a Baso e anche a Trinchieri. Il terzo motivo è perché credo che sia utile, proprio per i motivi che spiegavo Osvaldo prima, che i ragazzi lottino insieme per raggiungere un obiettivo. So che non avete molto spazio per scrivere, però vorrei un attimo spiegarvi un mio pensiero. Non sono un esperto, però quando i ragazzi arrivano a San Patrignano sono, come posso dire, indirizzati e guidati in un percorso particolare, un percorso senza dubbio difficile, però che devono affrontare, ognuno di loro deve affrontare a livello personale, insieme ad altri, condividendo anche sofferenze, dolori, ma anche gioie e successi. Questo non solo è necessario, ma è fondamentale che questi ragazzi, sicuramente guidati, sicuramente indirizzati, svolgano questo percorso. Allora, con le dovute proporzioni, ovviamente, mi permetto di fare un esempio in campo sportivo, no? Qui parliamo di vita, di ragazzi che hanno avuto qualche difficoltà, per usare un eufemismo. Io faccio la stessa cosa, vorremmo fare la stessa cosa, io e mio figlio, con i ragazzi di Sampa a livello sportivo. Cosa voglio dire? Neanche qui posso considerarmi un esperto di vittorie, se andiamo a vedere il mio curriculum. Però quello che vorremmo cercare di trasmettere, quello che vorrei cercare di trasmettere a questi ragazzi, è aiutarli e indirizzarli a trovare quell'entusiasmo e quella passione che forse ultimamente è scemata, per diversi motivi. Questo vogliamo fare io e mio figlio. Ripeto, non sono un esperto di vittorie, ma posso ringraziare il Signore perché mi ha reso, credo,
un esperto nel lottare, nel combattere, nel non arrendermi mai. Questo lo posso dire perché, e me ne dovete dare atto, dopo 5 finali perse, il Signore mi ha dato la forza di rialzarmi e combattere. Quindi, indipendentemente dal risultato finale che avranno questi ragazzi, il messaggio credo che cercheremo di lanciare, che io sinceramente vorrei lanciare, è il fatto di insieme di poter lottare per un traguardo possibile. Come appena detto l'allenatore, sono andati vicini a partite anche difficili e per un soffio non le hanno vinte. Se comunque non dovessero riuscire non la definirei un'impresa, ma nel traguardo, comunque saranno vincenti perché avranno lottato insieme, avranno affrontato difficoltà. Sì, ci saranno momenti di sconfitta, di tristezza, però anche momenti di gioia, sono convinto anche di vittoria, speriamo da domani subito. Questo sono i motivi che mi hanno spinto di fare questa scelta qui. Tra l'altro, tornando un attimo indietro, a un anno fa, i ragazzi mi hanno onorato con la loro presenza al mio addio al basket giocato. E quindi mi sembrava il minimo che potessi fare era quella di ringraziarli, non solo a parole, ma con la mia presenza in una partita che può sembrare non contare nulla, però vi assicuro, come vi ho anticipato prima, per me è importante e anche emozionante. Vi rubo un altro minuto soltanto, se me lo concedete. Si parla di salvezza. Questi ragazzi devono essere praticamente di fatto salvati, no? Da una situazione un po' difficile che hanno affrontato. Il rischio, anzi più che un rischio, di autodistruggersi fisicamente, mentalmente, anche a livello familiare, socialmente, anche spirituale, è molto elevato. Quindi Sampa qui ha un ruolo molto importante, no? di salvare questi ragazzi qui. Nel nostro piccolo siamo stati chiamati ovviamente a una salvezza diversa, no? Nell'ambito sportivo, che è quello di, uso un termine che ho usato la Gazzetta ieri, perché proprio l'ho trascritta, il salvare la Cimberio, dare una mano alla Cimberio a salvarsi. Quindi questo termine è usato ancora una volta per salvare la squadra, per provare a salvare la squadra. C'è un'altra salvezza che è ben più importante, ben più preziosa, ben più unica, che è quella dell'anima nostra. Quindi ogni occasione per me è importante ancora invitare le persone ad affidarsi al Signore Gesù. È importante la salvezza fisica della nostra vita, può essere importante la salvezza da una retrocessione, ma la salvezza spirituale è la cosa più importante. Scusate se sapete la mia fede, e per me ogni occasione è buona per testimoniare di quello che Gesù ha fatto nella mia vita. Grazie. Sono molto emozionato, e è la prima volta ovviamente che faccio questa esperienza con mio babbo, e sono anche abbastanza agitato, speriamo che questa agitazione domani non ce l'abbia e posso giocare tranquillo. Ti alleni mai a capretto con tuo padre? No, non ci alleniamo molto spesso insieme. Anzi, più che altro giocavamo molto uno contro uno quando io ero piccolo. Vi ho detto quattro motivi, ne ho citati tre. Il quarto è che sempre Sampa mi ha dato questa occasione di giocare con mio figlio, no?
microfono, mi dicono. Sampa mi ha dato l'occasione di giocare una partita con mio figlio. Diciamo che è un desiderio che ho sempre avuto, ma mai manifestato, neanche lui non gliel'ho mai detto, quindi questa è un'occasione per dirglielo. E quando è nato, dentro di me dicevo, ma chissà un giorno magari potrò giocare insieme a lui, che fosse in un campetto, e l'abbiamo fatto, che fosse una serie D, una serie C, una A, l'NBA, questo non è importante. E è ovvio che in una partita ufficiale diventa qualcosa di più particolare rispetto che a un campetto. Quindi ringrazio Osvaldo per questa possibilità che ci dà, come ringrazio i ragazzi della squadra che ci hanno accolto veramente a braccia aperte, e ringrazio anche l'allenatore Greg che dà a noi questa possibilità. Se avete qualche domanda? Sì, perché ho parlato solo io, scusate, ma volevo che... Calcolo si è tenuto un po' in forma col tennis, però per quello che riguarda la pallacanestro, per quanti minuti sai garantire domani? Puoi garantire la tua forza? Ma guarda, io ho fatto qualche allenamento di 40 minuti più o meno, 40 minuti, e quindi ne avrò 4. No. Cercherò di giocare quanto mi è richiesto, insomma, e quanto il fisico lo permette. Sai, ho detto sì senza, sono contento di aver detto sì, però senza valutare anche in effetti l'età e le condizioni fisiche che non sono, come dicevo prima, quelle di una volta. I panni del precedente della polisportiva di Stretti, che dovete giocare domani, sarei particolarmente incazzato. Diciamo contrariato, sì. E, sì, forse aveva pensato, ma proprio questa partita deve... Ma sai, credo che sia un'occasione, e sarà così, gli avversari vorranno vincere, già magari lo volevano fare prima, forse adesso più che mai, però devono fare i conti con i ragazzi qui di Samp, insomma, con Joel e in ultimo con me. La squadra di basket ha avuto alla fine dell'anno, all'inizio di quello nuovo, una serie di problemi che ha portato una serie di ragazzi, compreso l'allenatore, ad allontanarsi dalla squadra stessa. A quel punto, proprio nello spirito di Santa, di volere comunque portare a termine, no, gli obiettivi, i programmi, abbiamo cercato di correre ai ripari. I ragazzi che sono rimasti, anche quelli che erano andati e poi sono ritornati. Ecco, non è tanto il raggiungimento della salvezza, intesa come salvezza sportiva, o il dover vincere per forza anche domani. Chiaro, si fa sport e si vuole vincere, ma è il voler arrivare in fondo nello spirito della continuità, che è un po' quello che abbiamo cercato di fare noi di Sampa da quando è andato via Andrea Muccio. Sul campo è una e ne giocherai una, però mi sembra anche di capire che questo è un ambiente che tutti ti trovi bene, tutto sommato a tuo agio. Magari ci sarà la possibilità in futuro di vederti sempre più in altre vesti, allenatore, un camp, ragazzini. Ma sto guardando anche quella che mi ricaduti, che ringrazio, perché poi se vogliamo essere sinceri fino in fondo, se ho fatto questa partita e sono qui, no, se ho fatto questa è merito suo, scusa Osvaldo, questo l'ho dovuto dire, è merito della Federica. Ma non so se vi siete guardati attorno, è difficile non trovarsi bene qui. Io sono arrivato in ritardo perché sono stato rapito un po' dal sole, dal clima e da quant'altro. Allora, l'allenatore Greg, stai tranquillo? No. L'allenatore no. E, sai, in altre vesti o con altre
impegni, questo non lo so. Sai, le cose nascono così, senza programmare nulla, se si possono fare, bene, se sono in linea, non c'è problema, vanno, se ci saranno cose vanno valutate, vanno capite, vediamo, per adesso la disponibilità per fare Sport High School, San Patrignano, gentilmente l'ha rinnovata. Poi sai, qui in questi tempi non si sa mica come si va a finire, se guardiamo un po' in giro, quindi vediamo. Volevo chiedere tanto se il primo motivo che c'è una pista in intervenire è che ti riferissi alla tua pista, sì. Ecco, se puoi spiegarci come sta andando, se tutto questo o no, e rilanciandomi una domanda, se questa unica partita magari diciamo, richiede, cioè, ti diverti, eccetera, quindi se ci sia la possibilità che ne fai un'altra. Quindi, noi ci proveremo. Guarda. Nel senso che ma guarda, penso che questi livelli grazie a Dio il lavoro che stiamo portando avanti sta andando bene, però credo che nessuno più di Osvaldo o comunque di quelli che sono chiamati a vegliare sui ragazzi, quindi i responsabili della comunità, capisca la parola coerenza. E bisogna che io sia coerente con quello che dico e quello che faccio. Ho fatto una premessa, ho preso un impegno con le famiglie, e sono famiglie a cui tengo molto, sono ragazzi cui ho dato la mia parola non di farli diventare chissà chi, perché questo non dipende da me, ma comunque a provare ad aiutarli. Se venissi meno a questo impegno, a questa promessa, non sarei una persona coerente. Ho delle responsabilità, come ce le hanno qui a San Patrignano, e intendo mantenerle. Ritorno a quello che ho detto prima, loro per primi dovrebbero sapere cosa vuol dire, o comunque devono imparare a capire cosa vuol dire avere delle responsabilità. Se loro prendono un impegno, e quando sono venuti qui sono presi un impegno con San Patrignano, con le loro famiglie, ma soprattutto con loro stessi, di portare a termine quello che hanno iniziato. Quindi ancora una volta rispondo come ho risposto qualche secondo fa. Ho bisogno di essere coerente con quello che dico e quello che prometto. Volevo chiedere a Petris, non c'è il rischio che questa partita evento si rivedi troppo piccolo anche l'impianto che avete, perché presumo domani che ci sia un afflusso di massa? E anche così, proprio nostra, ecco, un buchino magari per venire a vedere, assistere e non essere fuori dalla vetrata. No, questo credo che sia garantito per quanto riguarda voi. Per quanto riguarda la capienza, è una preoccupazione che stiamo affrontando già da giorni e che dobbiamo gestire, perché i nostri ragazzi vogliono esserci chiaramente tutti. La risonanza c'è e quindi grande attenzione a non fare qualcosa che non va bene. Detto sinceramente, magari se avete un occhio di riguardo sui giornali cercando di far capire ai milanesi che è inutile salire perché tanto il palazzetto sarà pieno, alla fine non sarà chiusa ovviamente perché la partita è aperta a tutti, però per motivi di capienza del palazzetto una volta che è pieno non potrà entrare più. Ecco, si troverebbero costretti a salire a Rimini e poi a tornare giù a Matuò. E io mi accodo, siate clementi e magnanimi, se dovessi giocare Malucci, insomma, no? Non massacratevi, perché guarda, già è difficile che io rilascio interviste, dopo è finita, magari questa poi è l'ultima.
Hai capito, Stefano? Ah, ma te sei sempre quello che vuol sapere le cose più intime, più segrete. E tali rimarranno. Ma probabilmente chi non sarà nella pelle saranno anche gli arbitri, se non capita spesso. Sì, sì. Una serie regionale. Sì, sì. Vediamo subito, 5 falli fuori. Un bel falletto perché c'è questo rischio qui, o prendi gli altri, adesso ci penso io, 5 falli via, così tutto questo rumore lo spegniamo. O c'è la sottrazione assoluta che potrebbe che vuoi o si cassa fuori. Bravissimo. Vabbè, vediamo. Ci mettiamo a zona. E Greg, io sto al centro, non toccare nessuno. Non tocca niente. Ehi. Come sta facendo? Adesso chiama anche l'altro figlio. Quanti anni ha lui? Sei. Sei? Sei già giocando a basket? No, gioca a tennis. Vabbè, quindi non devi, magari non hai bisogno tra 10 anni di fare una partita anche con Nice, basta andare a giocare a tennis. Basta a tennis, sai, a tennis si gioca fino a 70-80 anni, ho visto, quindi. Quindi ti faccio una domanda che rubo 30 secondi personali. Come martedì prossimo noi giochiamo contro la squadra Olimpia di San Patrignano. Io gioco, noi siamo la vecchia guardia, Alberto Crescentini è l'allenatore, non è che troviamo anche martedì. Io parlo di Serie C, non ho detto le altre. No, ok, va bene, grazie.